alterna dal 5 al 20 agosto il Corciano Festival, conosciuto anche come Agosto Corcianese, alla sua 53esima edizione. 16 giornate tra musica, arte, teatro, letteratura, incontri e rievocazioni storiche in uno dei borghi più belli d'Italia, riconosciuto anche come destinazione europea d'eccellenza. Il Corciano Festival, come ogni anno, è un grande raccoglitore, un grande contenitore di multidisciplinarità, una peculiarità che non ha mai abbandonato dall'inizio della sua storia ad oggi. Naturalmente abbiamo dei pilastri portanti come la mostra, quest'anno una mostra dedicata all'importante figura di Fulvio Della Cornia a 500 anni della sua nascita, Signore di Perugia. Un'altra mostra importante è quella di Stigmata, una mostra organizzata dedicata alla storia del tatuaggio in Italia. Il teatro con Maurizio Smith dedicato a Shakespeare quest'anno. Molti incontri letterari importanti con autori di fama nazionale ed internazionale come Antonio Pennacchi, Alberto Rollo, Fabio Stassi, ma anche un'importanza data alla cucina con una taverna totalmente rinnovata e con 3 giorni dedicati alle specialità umbre con lo chef Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef, che proporrà menù tra tradizione ed innovazione. Il secondo festival più longevo della nostra regione, appunto, dopo il Festival dei Due Mondi, credo che sia un festival che meriti ancora più attenzione di quella che ha avuto fino adesso per la qualità degli eventi che propone, per la qualità delle sperimentazioni, per la qualità della ricerca su tante sfaccettature. E grande attenzione e sostegno, infatti, fin dagli albori è quanto gli riserva la BCC Umbria Credito Cooperativo. La Banca di Mantignana è stata da sempre vicino all'Agosto Corcianese, è stata uno degli sponsor principali fin dalle sue origini, manifestazione che in parte ha voluto la Banca di Mantignana e che con enorme soddisfazione di noi prosegue nel tempo sempre con nuove iniziative e con nuove attività che richiamano l'attenzione di molta gente. BCC Umbria nasce dalla fusione della ex BCC Mantignana con l'ex Credi Umbria, quindi due realtà territoriali fortemente radicate in Umbria. Quindi in prosecuzione di quello che è la storia della ex Mantignana, che ha sempre supportato fin dall'inizio questo festival, che è sicuramente un festival tra i principali della regione e in ambito del centro Italia, non poteva non essere ancora supportato dalla nuova banca. Uno dei nostri principi informatori è quello di essere vicino al territorio, alle attività culturali, e quindi cerchiamo in tutto e per tutto, anche se siamo più grandi, ora abbiamo 30 filiali, 6.500 soci, cerchiamo di essere vicino al territorio come lo siamo sempre stati.